Nessuna programmazione, nessuna reale ricerca delle priorità per i cittadini abruzzesi è una mancanza di trasparenza che non consente la visione dei singoli capitoli di spesa e quanto sostengono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle a proposito del bilancio che si sta discutendo in questi giorni in Consiglio regionale. Secondo Marcozzi, Mercante, Pettinari, Ranieri e Smargiassi un governo regionale responsabile deve assolutamente avere ben chiare le effettive necessità della regione e lavorare su quelle tutelando il territorio e i cittadini. Abbiamo presentato molti emendamenti, un po quelle che sono le aree che riteniamo di criticità della regione e su cui riteniamo anche che il governo non stia programmando efficacemente. Una programmazione che dovrebbe partire dalle priorità che il governo si dà per mantenere l'Abruzzo almeno in linea con il resto dell'Italia. Noi invece continuiamo ad andare indietro. Eh, a oggi non ci sono fondi per quello che riguarda la ricerca, non ci sono fondi sufficienti almeno per quello che riguarda il sociale, abbiamo problemi sul eh, finanziamento alle piccole imprese, eh, all'agricoltura, al turismo, noi crediamo che almeno dove la regione si può muovere liberamente queste cose vadano messe nel corretto ordine di priorità, cioè dobbiamo far sì che i, città, che i cittadini siano tutelati e che l'Abruzzo riparta, secondo noi riparte da alcuni aspetti che il, questo governo sottovaluta.